E andiamo. Vittoria fondamentale di questa regina, ragazzi. Sofferenza nel finale per quanto la squadra ha concesso veramente il nulla cosmico al Genoa in termini di tiri puliti, sulle palle alte, nei contrasti aerei. Tutti noi li abbiamo vinti, anche perché abbiamo elementi più fisici. Cione che è entrato, ha fatto una partita straordinaria. Ragazzi, una vittoria di squadra finalmente dopo la mini crisi con il gruppo. Addirittura c'era chi parlava di Inzaghi, cioè robe assurde. Dopo due sconfitte consecutive, un pareggio positivo a Cagliari, ora vittoria fondamentale contro il Genoa che ci permette di agganciarlo in classifica a quota 22 e di rimanere nei piani alti della classifica di Serie B, una classifica che sarà, come ha detto anche Inzaghi in conferenza, si rivoluzionerà al termine della stagione, però ragazzi, vittoria quella di oggi importantissima contro una squadra che, se non sbaglio, in trasferta quest'anno non aveva mai perso, e vittoria del gruppo, della sofferenza, dell'umiltà anche nel comprendere che oggi non si poteva comandare il gioco contro una squadra come il Genoa, con valori tecnici superiori ai nostri. Si doveva star lì, cercare di difenderci a tutti i costi, valorizzando comunque le nostre qualità, perché abbiamo difensori importanti, difensori arcigni, abbiamo un'ottima fase difensiva, quindi abbiamo valorizzato anche questo e ci siamo portati a casa 3 punti tutto sommato meritati, episodi favorevoli, scelte arbitrali favorevoli, però oggi la vittoria è veramente di fondamentale importanza. Ottimo, 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 sono veramente contento. E ci voleva una vittoria del genere, un granillo spettacolare, perché la coreografia iniziale fantastica, l'atmosfera, veramente una partita molto bella, molto, molto bella lunedì sera, tra l'altro, un qualcosa di anche abbastanza particolare, mai visto prima, quest'anno, quindi veramente vittoria importantissima. Un primo tempo che, secondo me, la regina ha giocato, diciamo, discretamente bene. Più che altro la partita, per l'arco dei 98 minuti, perché poi l'arbitro ha dato il recupero nel finale, non ha neanche concesso l'angolo, però aveva dato 2 minuti di supplemento oltre ai 6 dati inizialmente. E poteva anche concedere l'angolo, però diciamo che l'angolo era stato guadagnato nel momento in cui era scattato precisamente il secondo supplemento. Quindi credo che se l'angolo, apro una piccolissima parentesi, fosse stato guadagnato 10 secondi prima, lo faceva battere. Però visto che era ormai il 98esimo preciso, ha detto basta, perché ha dato 2 minuti in più, anche basta, giustamente, se vogliamo per noi. Una regina che si è adattata all'avversario, come dicevo, si è difesa, ha lasciato giocare il Genoa, e ha giocato sulle seconde palle, sfruttando, i duelli, i contrasti aerei con Hernani, con i centimetri di Hernani, di Fabian, e ben giocato in questo modo, con i lanci lunghi. L'unico modo che potesse in un certo senso contrastare la qualità tecnica e la superiorità del Genoa, che è abbastanza oggettiva, rispetto alla nostra squadra. Però ecco, questo non implica che le partite di calcio, nonostante si superiori, si possano perdere. Bene sugli esterni, per quanto si potesse fare ancora di più, perché quando Rivas e Canotto acceleravano, creavano grandi fastidi. Quindi si poteva fare di più sicuramente. Ho visto però un discreto inizio di partita in cui il Genoa inizia, sempre più a prendere il pallino del gioco. Due squadre comunque, particolarmente pericolose sulle fasce, un Genoa che spinge in particolare dalla parte sinistra, Regina che poi con il tempo prende le contromisure e inizia a concedere sempre meno, anche sulle fasce. Certo, il cross l'abbiamo concesso, però avendo giocatori molto bravi nei contrasti aerei, tutti i cross li abbiamo presi noi e quindi loro hanno veramente creato pochissimo. E tanto che poi una regina che, come dicevo, si difende, ma è sempre pronta a ribaltare l'azione, a ripartire. Al 15esimo, da un lancio di Maier per Canotto, arriva il gol del 1-0. Questo preciso lancio del
centrocampista ex Benevento, che, anzi ex Lecce, che trova Canotto che la stoppa, fa un giro incredibile, se la sposta sul destro e trova l'angolino basso, 1-0 leggina, esplode, di ciò il granillo, e Canotto ci porta così in vantaggio. Dopo il gol, il Genoa inizia a dominare la partita, ma ho visto un giro palla abbastanza lento, un Genoa un po' poco deciso, se vogliamo, anche, ripeto, in virtù di una fase difensiva della Reggina di altissimo livello, difesa ordinata che concede poco. Ho visto però qualche errore, forse un po' legato alla paura di vincere. Un primo tempo e anche l'inizio secondo tempo, perché dopo il 2-1 ha prevalso la voglia di vincere, non tanto la voglia di vincere, quanto più la voglia di non perdere punti dopo il 2-1. Però, ecco, ho visto una squadra, non dico paurosa, però qualche errore tecnico di troppo, qualche palla persa di troppo nel finale di primo tempo e a inizio secondo tempo, prima del rigore di Hernani. Qualche errore tecnico, qualche palla persa che poteva costarci cara. E per il resto un Genoa che però reagisce al gol subito perché al 32esimo trova il pareggio con questo cross di Sabelli. Spizza di testa Gagliolo, ma serve a Ramo che di testa riesce a trovare il gol. 1-1, dimostrazione di come al Genoa basta un affondo per poter trovare il gol. Ma Regina che subito reagisce da un'accelerazione di Rivas che riesce a saltare due uomini, arriva il calcio di rigore che prima viene assegnato, poi l'arbitro lo va a rivedere al VAR e comunque lo assegna. Ma io dico giustamente perché alla fine, ragazzi, è un rigore non solarissimo. Sicuramente Rivas si lascia cadere, perché lui si lascia cadere. Appena sente il contatto, visto che la palla era anche abbastanza lontana, quindi poteva anche non riuscire a tirare, visto che stava arrivando Dragusin, però Sabelli e Bani lo tengono entrambi. Da un braccio Bani, più vistosamente Sabelli che un po' lo spinge con la spalla, quindi, cioè spinge la sua spalla all'indietro, quindi anche per quello infatti l'arbitro l'ha ammonito e rigore tutto sommato ci sta a quelle velocità con Rivas davanti la porta, ragazzi, quello è rigore. E Menes purtroppo però lo sbaglia. Menes purtroppo si conferma poco lucido perché negli ultimi anni ha sbagliato diversi rigori. Per carità, oggi capitano e tutto, però bisogna trovare alternative. Non è possibile che si arriva nei momenti topici e Menes il rigore puntualmente lo sbaglia. E, tra l'altro, un rigore bruttissimo, centrale, veramente, veramente brutto. E diciamo che poi nella fase finale del primo tempo si è giocato più nella nostra metà campo e abbiamo un po' sofferto. Più che altro un calo conseguente all'errore su calcio di rigore. Ho visto una squadra molto, molto contratta, tanti lanci lunghi sbagliati, e in un certo senso questo si è riversato anche nel secondo tempo, fino poi al gol. Comunque una buona fase difensiva, come dicevo, anzi un'ottima fase difensiva con questo 4-1-4-1, ma la Regina è stata un po' in difficoltà nei primi minuti del secondo tempo, ripeto, qualche palla persa di troppo. Dopo il gol però acquisiamo più fiducia e fiducia che ci permette di gestire poi fino alla fine una vittoria fondamentale. Tutto parte al 51esimo da una palla recuperata da parte di Fabian, tra l'altro Genoa che ha contestato anche per un possibile fallo, ma che non è stato ravvisato dall'arbitro. Ripartenza così, ribaltamento di fronte a Maranto, con palla che arriva a Canotto, che in un primo momento viene forse atterrato da parte di Cisborra, ma lì ci sta il non concedere rigore. Poi sulla prosecuzione dell'azione, cross di Pirozzi, mano larghissima di Cisborra, malissimo lì, perché la prima cosa che ti insegnano in quest'epoca è mettere le mani dietro, lui ce l'ha largo, erroraccio da parte sua, e noi ringraziamo con Hernani che spiazza Josef Martinez e ci permette di andare sul 2-1. Da questo momento dominio assoluto del Genoa che mette cross in mezzo, che ci prova in tutti i modi,
anche Blessin, che tra l'altro non ha cambiato espressione di una virgola. Blessin è rimasto impassibile per tutti i 90, 98 minuti. Adesso mi è venuto in mente, tra l'altro, un Italia-Bulgaria, se non sbaglio, o comunque una nazionale particolare. Il mister di quella nazionale lì era sempre lì fermo così, a guardare il vuoto senza cambiare mai espressione. Ecco, Blessin mi ha ricordato un po' quel CT. Allora, qualcuno forse lo ricorderà. Adesso non mi ricordo se era Italia, una partita forse alle qualificazioni all'Europeo. Italia-Armenia, magari, forse Italia-Armenia era. Però, vabbè, al di là di questo, piccolo così excursus, Regina che si difende veramente bene, però potevamo chiuderla. Abbiamo avuto tante occasioni di ripartenza con Canotto, anche clamorose, per chiuderla, e sono partite che devono essere chiuse queste, perché ripeto, il Genoa è talmente forte che un gol lo può fare in qualsiasi modo. Quindi avremmo dovuto chiuderla, però resti 3 punti d'oro, 3 punti fondamentali, e va benissimo così. Tiri 7-8, tiri in porta 5-1, possesso palla 32 a 68, occasioni pericolose 3-1. Quindi il Genoa che ha fatto un tiro in porta, un gol. Veramente abbiamo concesso pochissimo oggi. Mini pagella, allora, bene Camporese, oggi ottima prestazione da titolare, lui che negli ultimi tempi ha giocato poco, ha giocato a Cagliari, però nelle primissime giornate ha sempre schierato mister Inzaghi, il tandem lì dietro, Gagliolo-Cionek. Camporese ottima prestazione, così come anche Gagliolo, bravissimo nelle palle alte, anche se sul gol poteva fare qualcosa in più. Bene, vi dico tutto sommato anche Canotto, per quanto anche lui abbia sprecato tanto, però ci ha dato imprevedibilità, si è guadagnato un rigore, cioè quasi un rigore, ha fatto il gol, dico quasi un rigore perché poteva anche sanzionare il fallo di Cisborra, per quanto ripeto, secondo me non c'era tanto rigore, però comunque ci ha dato anche profondità, è servito, per quanto nel secondo tempo ha sprecato diverse occasioni per chiuderla. E bene anche Cionek, subentrato, ma in quei 10-15 minuti che ha giocato le ha presunte lui. Veramente è tornato Cionek ad altissimi livelli dopo ultime opache prestazioni. Male Maier, secondo me oggi Maier è un po' sottotono. Qualche palla persa di troppo, è vero che il Genoa pressava molto forte su di lui, non gli concedeva spazio per respirare, e quindi è andato un po' in difficoltà, però l'ho visto un po' sottotono oggi rispetto al solito, il buon Maier. Migliore in campo invece Fabian. Vi dico Fabian non tanto perché oggi ha fatto gol, ma Fabian importantissimo a centrocampo, nelle seconde palle, nel recupero del pallone, nel vincere duelli aerei, nel vincere contrasti. Oggi secondo me Fabian molto importante anche e soprattutto nel secondo tempo in questo. E ha fatto un enorme lavoro di sacrificio oggi. Si è poco visto nella metà campo avversaria, ma in fase, diciamo, difensiva, di interdizione, chiamatela come volete, però molto molto bene. Il peggiore, mi duole dirlo, Menes che era reduce comunque da 40 minuti prima del rigore sbagliato, neanche troppo esaltanti, e poi dopo il rigore tanti errori commessi, qualche buona cosa. Però, ragazzi, non è questo il Menez che siamo abituati a vedere, che ci aspettiamo. Un Menez che deve trovare la condizione mentale migliore. Certo, questo rigore sbagliato peserà, però speriamo si possa rifare fin da subito dal prossimo match, che vi ricordo essere delicatissimo a Venezia, con un Venezia che ha appena cambiato allenatore. La Regina che becca sempre squadre che cambiano allenatore, tra l'altro. E sta arrivando Vanoli, quindi sarà una squadra vogliosa di ribaltare una classifica al di sotto delle aspettative per loro, quindi sarà difficilissimo. Però io mi ricordo un Venezia-Reggina, se non sbaglio, 3-1 finì quella partita, un gol straordinario di Situm l'anno scorso, per chi segue la Reggina sa di cosa sto parlando. O 3-1 o 3-0 vincemmo quella partita, però mi ricordo un'ottima prestazione e speriamo di riuscire a rifarci nella laguna di Venezia. Io mi fermo, vi saluto e ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti.